Siamo qui a San Demetrio Corone con Filomena Tucci, Gennaro Filippelli e Adele Aiello. Le due ragazze sono cake designer e Gennaro Filippelli, oltre ad esserlo, è anche un federato FIP. Ragazzi, com'è nata l'idea di questo evento? Allora, l'idea di questo evento è nata all'inizio. Io diciamo che ho partecipato ad una gara lì a Trebisaccio organizzata dalla mia amica collaboratrice che mi sta aiutando nella realizzazione anche di questo evento qui a San Demetrio, e ho pensato, ho detto perché non farlo anche qui a San Demetrio, nel mio paese d'origine, anche se io non sono qui residente ormai da 5 anni, però volevo farlo qui perché alla fine le origini sono sempre quelle che ti rimangono di più impresse, diciamo. Allora ho detto dai, proviamo a farlo anche qui. Ho chiesto l'aiuto a Mena, lei è stata subito disponibilissima e abbiamo iniziato a collaborare ed è nata fuori questa bella manifestazione, questo bel evento, insieme a lei e insieme ovviamente anche a Gennaro. E tu, Filomena, da dove vieni? Allora, io sono residente a Trebisacce e collaboro con, oltre che con la FIP, con l'Istituto Alberghiero Aletti di Trebisacce. Con la scuola abbiamo organizzato già la prima manifestazione, o meglio il primo evento di cake designer e pasticceria in Calabria lo scorso marzo. Abbiamo quindi dato il via alle danze a questo mondo comunque così poco conosciuto in Calabria e abbiamo organizzato il secondo evento qui a San Demetrio, diciamo anche copiando, ecco, la prima edizione di Trebisacce. E l'intento principale, in realtà comune ad ognuno di noi, è quello di espandere e far conoscere il cake design e la pasticceria in tutta la Calabria. Quindi cerchiamo ragazzi validi che ci possano comunque appoggiare in questo meraviglioso percorso, ed è un'opportunità anche lavorativa che noi comunque diamo e proponiamo. Far emergere nuovi talenti, artisti magari anonimi che magari hanno desiderio di farsi conoscere. L'evento di San Demetrio quindi si svolge in una giornata unica rispetto all'evento di Trebisacce, quindi con una gara live presidiata dalla FIP, una gara live di pasticceria, quindi dei giudici pasticceri che organizzano, che giudicheranno le torte in gara, ma di questo ne parlerà il mio collega Gennaro Filippelli. Tu sei entrata nel Guinness dei primati, ci vuoi dire per cosa? Allora, con l'associazione ANCD abbiamo realizzato la torta più grande al mondo, battendo il record inglese di 120 metri, raggiungendolo praticamente era 240 metri la torta italiana, quindi è stato raggiunto il Guinness. Io ho rappresentato la Calabria con le mie 9 colleghe, di cui una l'abbiamo anche qui al nostro evento, Floriana Crucitti, che era il caposquadra della Calabria. Abbiamo rappresentato monumenti agroalimentari in generale e io personalmente ho rappresentato il mio paese d'origine, Castroreggio, rappresentandolo con una scultura, ovvero con la chiesa madre in zucchero naturalmente. La torta era tutta commestibile ed era tutta pan di Spagna, zucchero, ghiaccia, questi erano gli ingredienti fondamentali e abbiamo raggiunto questo primato mondiale. Un'altra vittoria l'hai raggiunta a Foggia. Sì, ben 3 anni fa ho partecipato al Cake Design Magic Show
era la seconda edizione organizzata da Antonietta Castiello, ora una mia amica collega, e lì sono arrivata, ho raggiunto il secondo posto su praticamente 40 torte ed è stata un'altra bellissima esperienza che ha dato il via a, magari a queste nuove iniziative. E chiediamo, che ruolo ha la FIP in questo evento? La Federazione Italiana di Pasticceria ha sposato la proposta di Filomena Tucci e Adele Aiello perché diciamo, ci accomuna la passione per la pasticceria e per il cake design. Il nostro obiettivo qual è? Quello di sposare appunto pasticceria e cake design, che spesso sembrano nel nostro territorio, ma purtroppo in tutto il territorio nazionale, due mondi a sé stanti. In realtà è bellissimo collaborare con grandi pasticceri, grandi cake designer. La Federazione Internazionale di Pasticceria raggruppa un po' tutti gli appassionati, dilettanti, persone che si vogliono avvicinare al mondo della pasticceria creando un'unica squadra. Amiamo il lavoro di squadra ed è quello che è stato fatto qui a San Demetrio per la realizzazione dell'evento. Quindi siamo veramente soddisfatti del risultato ottenuto. Mi preme precisare appunto che la FIP è costituita da grandi pasticceri conosciuti a livello internazionale. Infatti proprio oggi si tiene il mondiale di pasticceria presso la fiera dell'Expo. Ci vuoi parlare di queste 9 torte che sono in gara questa sera? Sì, sicuramente è stato apprezzatissimo il lavoro di tutti i ragazzi che si avvicinano a livello amatoriale al mondo del cake design in questo caso. Ciò che ci fa veramente piacere è vedere che non c'è una fascia d'età particolare, ma la partecipazione c'è stata sia da parte di ragazzi che adesso si stanno affacciando al mondo della pasticceria, quindi giovanissimi, quindicenni, fino ad arrivare a persone che nutrono questa passione anche a 60-65 anni. Quindi raggruppare questa grande fascia di età per noi non può essere altro che un grande piacere. Un'intera giornata dedicata al cake design e alla pasticceria. Ad aver realizzato l'evento Filomena Tucci, Adele Aiello, Paolo Marasco, Gennaro Filippelli, delegato provinciale FIP. Durante la mattinata si sono svolte numerose attività come corsi di cake design con docenti di alto spicco, demo live non stop e la realizzazione live di una mega torta scultura coordinata da Maristella De Franco, delegata FIP Cosenza, Alessandro Russo, delegato Vibbo, Carla Leal Macedo Matarasso, Miriam Cofano e Floriana Crucitti, Sara Lembo e Monia Cuomo. La maestosa scultura è stata poi donata al comune di San Demetrio Corone. Durante la seconda fase dell'evento si è svolta la gara live di pasticceria e decretato i vincitori della seconda gara di torta scultura con tema autunnale. I giudici che hanno presenziato sono stati Giuseppe Valente, maestro pasticcere di Villa Piana Lido Pasticceria Valente, Vincenzo Galluzzi, maestro pasticcere gelatiere di Villa Piana Lido Gelateria Pasticceria Barbarossa, l'assessore alla cultura di San Demetrio Corone Salvatore Mauro, Gennaro Filippelli, delegato Crotone FIP, Alessandro Russo, delegato Vibbo FIP, Miriam Cofano FIP e Floriana Crucitti. I vincitori della gara di torta più buona sono stati il primo classificato Loris Bosco, secondo classificato Anna Maria Spizzirri, terzo classificato Miriam Pugliese. I vincitori della gara torta scultura sono stati primo classificato Antonella Fasuolo, secondo classificato Angela Mignuoli, terzo classificato Rosalia Moretti. Premio alla critica Fria Emanuele. Un particolare ringraziamento va alla collaborazione e al supporto dell'Istituto Aletti Alberghiero di Trebisacce nelle vesti del vicepreside professor Piero De Vita.